Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo qui per celebrare due eventi, il compimento della cittadinanza onoraria di Vittorio Colombo, il centenario della sua costruzione, voluto dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dall'Associazione dei Mandatori, e l'inaugurazione e l'edizione del nuovo tratto Piloncino dagli Ardetto del Punto Alpino di Torre Massi. Sono presenti con
facciamo questa benedizione, ci auguriamo di voi, soprattutto sono gesti che noi facciamo molto belli, perché questo vuol dire un segno in concreto, che vuol dire l'amore della patria. E Dio ci ha insegnato anche questo, di amare la nostra terra, la nostra patria. Allora non è soltanto un pezzo di terra, non è una presenza. Allora perciò è molto importante questa benedizione che sembra da qualche minuto, perché è un segno molto importante che uno chiede a Dio la benedizione non soltanto di questo, se non di tutta la nostra terra, della nostra patria. Allora vuol dire che noi chiediamo al Signore che ci benedica, che vuol dire benedire, che sempre ci aiuti in tutte le nostre cose di ogni giorno. Perciò è un segno molto importante in cui noi di qua ci rivolgiamo al Signore e le chiediamo che benedica tutte le nostre cose, tutte le nostre attività, che benedica tutta la nostra terra, la nostra patria in cui noi abitiamo. Perciò è molto importante. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, facciamo un'Ave Maria soltanto e le chiediamo alla Madonna che benedica tutti noi e la nostra cara Italia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso l'ora della nostra morte. Amen. Grazie, Don Alfredo. Io spero che
che il futuro non ci sia più e non debba in alcun modo iniziare le guerre per poi portarci al bene di noi. Io da parte mia, come associazione Alpini, sono sicuro e tranquillo. Gli alpini sono sempre presenti quando si tratta di ricordare il passato. Noi ci siamo e ci saremo. Quindi io stasera voglio dare gli auguri a tutti voi. Non so se ci rivedremo tra le feste natalizie, però credo di no. Quindi vi do anche gli auguri di buon Natale, ma soprattutto buona uscita dal Covid che ci ha attraversato per due anni. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio per i soliti ringraziamenti che già ho fatto prima e saluto il benvenuto al presidente della Bruzzi, D'Alfonso, e al rappresentante del Luci, il sindaco, un mio amico Antonio di Lorenzo di Segno, per l'ospitalità, grazie a Don Alfredo per aver garantito la sua presenza e il comandante della terra di Roma. Thank you.
conferito fino al 2 febbraio di quest'anno la cittadinanza onoraria a Milano. Io sono particolarmente onorato di informare formalmente tutta la città. Voglio dare atto di questo ringraziando l'ex sindaco Prevaremo per aver voluto accogliere con grande tempestività quel momento, facendo risultare la fortuna di Marzi dai primissimi comuni italiani ad aver adottato questo provvedimento. E da tutto questo che scaturisce la mia scelta di aver voluto promuovere la manifestazione umana. 100 anni fa, in una Italia reduce dalla vittoria conseguita al termine della grande guerra, una guerra dolorosissima, che aveva causato un numero spaventoso di morti e feriti e mutilati, e aveva comportato un grave impoverimento economico di tutta la nazione, si sentì il bisogno di onorare degnamente coloro che, dopo aver sofferto sacrifici indicibili nelle trincee di guerra, e dopo aver pagato il prezzo più alto dell'olocausto della vita, avevano sofferto l'oltraggio di rimanere senza un nome sulle loro tombe. Per colmare in qualche modo questa inumana condizione di tantissimi nostri soldati rimasti ignoti, si vuole avviare un progetto che potesse riscattarli e onorarli il ricordo. E questo avviene tra l'agosto e il 4 novembre del 1921, quando la salma di un soldato italiano, raccolta sul fronte dove più duramente si era combattuto, venne inumata in una cripta dell'altare della patria a Roma. Il milite ignoto è per tutto questo diventato un simbolo di straordinaria forza, dal grande valore unificante, così come lo sono la nostra bandiera e il nostro inno nazionale. Egli, per il suo essere assolutamente senza nome, senza identità, rappresenta tutti noi. Può identificarsi in ognuno di noi. Egli è un uomo del sud, del centro e del nord Italia. È un contadino, un intellettuale, un operaio, un padre, un figlio, un fratello. E da tutti noi, e dalla cripta del Vittoriano e dai resti che lì sono custoditi, viene un messaggio forte. Restate uniti, siate solidari, solidari in specie di difficoltà, e soprattutto ci dice mai più guerra. Concludo ora dicendo che la mia amministrazione con una grande attenzione e promuoverà momenti di crescita culturale come questo di oggi, perché sono fermamente, particolarmente convinto che promuovere e coltivare la conoscenza e il sapere possa creare momenti e opportunità per una comunità come quella di Ortona di stare insieme. Lascio ora la parola al generale Fazio alla poesia degli intermezzi musicali del maestro Paolo Fano. Grazie. Grazie sindaco. Stanno al secondo intermezzo musicale con il brano La campana di San Giusto. Prego, maestro. Thank you.
Cella, che mi ha voluto designare per questo compito, tanto mi faccio. Io ho accettato il buon grado, perché vedete, tutti i soldati, quando mettono le stellette sul bavero, assumono anche l'impegno di onorare gli altri. Questo è successo a me. E oggi sono particolarmente felice di essere qui a prendere questo mio compito che mi è stato assegnato quasi 55 anni fa. Il tema è di quelli difficili. Io sto trattando questo argomento ormai da qualche anno e vi confesso che riandare indietro, andare alla storia, la vicenda della scelta del mio rinnovo, della sua donazione, spesso e solamente, sempre anzi, mi genera un modo di commozione. Spero che questo non accadrà stasera perché non sarebbe una bella figura, però se questo succederà per la madre, nasce dal cuore e dall'amore per questa figura e per quello che significa per tutti i militari in servizio e che servizio hanno lasciato. Farò uso di alcune slides per rendere meno pesante la presentazione e più accattivante. La guerra finisce il 4 novembre del 1918 con numeri spaventosamente alti. Per quello che riguarda l'Italia, guardate, alla fine si conteranno caduti sul campo 680.071. E il numero ancora più impressionante è questo. Di questo numero ben 200.000, anzi più di 200.000, sono caduti ignoti. Non vengono riconosciuti, le loro bombe non hanno un nome. E questo aggrava ancora di più la posizione dei loro congiunti, che oltre ad aver perso un parente, un padre, un figlio, un fratello, non hanno la consolazione di poter portare un fiore sulla tomba, perché non sanno dove essere. La vicenda viene presa male, perché dice perché tutti questi caduti ignoti, ben 200.000 su 600.000, il 30%. Le predisposizioni erano state prese, ogni soldato era munito di una lastrina come quella che vedete, un lanierino sottile, non solo scritto con un pennarello, indelebile, nome, cognome e luogo di nascita e data di nascita. Questa poteva servire all'individuazione di quel corpo che era rimasto sul campo di battaglia e ucciso. Questa era una soluzione adottata nel 1892, ma aveva dei limiti. Nel 1916, quella durante, si pensò a quest'altra versione, un astuccio con dentro una strisciolina di carta dove erano riportati i dati principali per identificare l'assalto. Il sistema era buono, ma in condizioni particolari e non sicuramente adeguato alle condizioni che si creavano durante il primo conflitto mondiale. Ecco, voi dovete immaginare che quando un soldato cadeva non poteva essere immediatamente raccolto. C'era la cosiddetta area di nessuno, cioè l'area che andava da una trincea di un contendente rispetto alla trincea dell'avversario. Quella era la terra di nessuno, dove cadevano i soldati nell'assalto, ma non potevano essere recuperati.
giusto luogo dove doveva fare il riposo, il soldato di Dio. Questo signore, Luigi Castello, che era il ministro della guerra di quegli anni, sposò questa idea, se ne fece promotore e presentò addirittura un disegno di legge per la, che doveva stabilire la procedura per esibire il titolo di militare ignoto, un soldato non riconosciuto, entro la tua preparazione al vittoriano. E è poco conosciuto questo politico. Io l'ho ammirato, ho studiato un po' la sua storia. Lui era un parlamentare del 1915 e aveva più di 40 anni, quindi aveva tutte le condizioni per essere sentato da svolgere il servizio militare, quindi la partecipazione di Marco. Lui rinunciò a questo privilegio, partì volontario e il conto della guarda battaglia del Risorso aveva portato a questa scuola di Slavia vicino a Polizia, si comportò in modo eroico e ricevette anche la medaglia della gente. Sposò il Pietro e altri e attuò questo disegno, questa legge che stabiliva la procedura che si sarebbe dovuto sempre rispettare il tiro di Vintegnolo da lavorare da vittoriano. Il primo provvedimento fu quello di designare questo generale, vedete, il generale Giuseppe Paolini, quale responsabile di tutta la cerimonia, di tutta l'attività che sarebbe servita ad arrivare alla destinazione di Vintegnolo. Perché lo cito questo generale? È stato un grandissimo generale. Pensate che alla fine del primo conflitto mondiale, quindi nel 1918, era un generale con maggiori decorazioni, aveva una medaglia d'oro e due medaglie d'argento e tre promozioni per merito di guerra, probabilmente era il soldato più decorato in quel momento. Era uno dei generali della terza armata, della Duca d'Aosta, che aveva combattuto a Canzo, e alla fine, quando morì, venne decisa la sua congratulazione al segretario di Re di Puglia. Non so se siete passati da Puglia, Re di Puglia c'è un sagrario, una scalinata con sopra i nomi dei soldati caduti e davanti ci sono sei sepolcri, uno dove riposa la Duca d'Aosta e cinque di suoi generali. Ecco, questa è la situazione. Ecco, il sarcofago che nostro dal generale Olini è questo qui, proprio alle spalle. Perché ne parlo diffusamente? Perché lui non ci conosce mai. Ma il generale Olini è un antenato del nostro sindaco. Lui non ci conosce mai, lo diciamo noi. Il generale Olini, che è la sua tomba, ebbe un ruolo importantissimo. Decise là dove si sarebbe dovuto riesumare il corpo dei caduti ignoti da onorare. I luoghi erano questi 11 che vedete, no? Era Loreto, Pasubio, Alto Dalmisiano, Montecarlo, Mantello, Carosile, Cadore, Alto Risorso, Polizia, Monte San Michele, Voci del Primato. Per chi ha studiato la Grande Guerra in Italia, si rende conto che queste erano le località dove più duramente si erano battuti. Io le ho messe su questa carta, disegnando tutte le stelline, quelle sono le località dove vennero raccolti gli 11 caduti tra i quali si doveva scegliere quello da portare a loro. I tre, questa era la cassa, tutte 11 casse, tutte le enti, e così sarebbe dovuto inumare gli 11 corpi di quelli per recuperare sui campi di battaglia. Il 3 ottobre del 1901 iniziò questa Viacrucis. Viacrucis con 11 stazioni, non è proprio Viacrucis, una via dolorosa, perché tutte queste azioni condotte dalla commissione addetta a questo incarico furono punteggiate da grandissimo dolore, sofferenza e pietà dei componenti. Prima di iniziare l'opera di ristrazione, il generale Paolini raduna la commissione composta tutta da soldati che avevano guadagnato una onorificenza al valore durante la guerra, li fa inginocchiare e li fa giurare che nessuno di loro avrebbe mai indicato elementi che potessero far riconoscere quel soldato che alla fine sarebbe stato
La commozione subito per base i cercatori, trovarono un soldato ancora in uniforme, con le giubberne ancora naturalmente attaccate al corpo, ma addirittura quello che commosse tutti fu una mantellina sul volto del caduto. Colui che aveva secondo e avuto questa prudenza di proteggere il volto dalla deputazione che sarebbe arrivata successivamente. Caricarono mise una cassa su questo caduto e una chiave sono toccato e portarono passando il capo a questa stare a bordo del pesante. Le donne e le mamme dovevano toccare la loro donna, non volevano che quel soldato lasciasse il luogo dove era suo, lo sentivano loro, le mamme e le mogli di Overeo. Aurelio, disegnando tutta la sua diplomazia, le convinse, spiegò qual era il loro scopo, lo scopo che stavano perseguendo, a quel punto le mamme lo fece passare. Terra Santa fu portata a Bassano, la casa del soldato, dove fu conservata in attesa delle altre leggi. Ecco, vi faccio vedere una fotografia della prima salta della sua mamma che viene caricata sulla mogliata e portata a Bassano. Due giorni dopo arrivarono andando sul Vasubio, vado velocemente perché sennò non possiamo veramente di passare tutta la serata qui, sarebbe bello ma non è possibile farlo. E arrivo subito alla terza stazione, al Doniano di Schia, sulla Doniano Schia sarà condotto un momento per tutta la durata della guerra. Ma in particolare c'è che era condotto nel giugno del 17, qui ci sono tanti alpini, il giugno del 17 non c'è molto per alpini. Un solo nome, nome più comune, Ortigara. La battaglia dell'Ortigara, combattuta nel giugno del 17, fu forse la battaglia più, irrazionale, la più malamente organizzata e malamente condotta, che portò alla 16.000, si giocarono 16.000, gran parte dei battaglioni alpini. Ogni anno gli alpini hanno per rimanere una corona mozza che costa sulla cima della Dirottiga. Ma anche la ricerca della salma, quel giorno di ottobre, fu particolare. L'Ortiga è un terreno roccioso, era difficile scavare, quindi non era facile per durante il 17 scavare una loro soldato. Si doveva trovare qualcosa che potesse consentire la popolazione, ma senza arrivare alla necessità di scavare. Poi in quei giorni si complicava, si sparava, i soldati vedevano, quindi non si poteva scavare tranquillamente, comodamente per trovare un caduto. Allora i suonatori nell'ottobre del 21 cominciano a guardarsi intorno. La loro attenzione viene attirata da un crepaccio del terreno, la di cui ingresso è sbarrato da del filo spinato. Capiscono qualcosa, si avvicinano, rimuovono il filo spinato e nella fossa trovano due soldati pullulati, sembrano che riposino, stiano riposando. Avevano i loro fucili a fianco, avevano il giubbetto ancora con i colpi da poter utilizzare. Non dico se erano alpini, nessuno lo sa se erano alpini, ma erano stati pullulati in quel modo perché il fluttuare della battaglia non avrebbe consentito una diversa sistemazione. Le raccolsero entrambe le salme, una fu prescelta per onorata e portata alla Roma, l'altra venne trovata con i maschi che non ci videro vicino a Bassano. Ecco qua, vedete l'immagine, qui sono il gruppo di suonatori che raccoglie dal terreno.
e smanda la salma del passodiale, tutte le salme che erano custodite al passante grande vengono portate a ordine. Qui vedete il bordello di pare portato a spalla dai soldati che entra la porta a Quirea, perché le salme vanno a essere custodite provvisoriamente della chiesa Santa Maria Castello, che è quindi una parte alta di ordine. Ma non si ferma la ricerca, si va nel terrore, uscire la cortina dove si è raggiunto duramente e anche lì si prende una salva. Poi si va sul fatico, il gruppo va si trasferisce sul fatico Bisonzo. Sul Bisonzo si erano combattute ben 11 battaglie nei primi anni di guerra, dal 15 al 17. E si erano combattute le 11 battaglie di Bisonzo, questo tempo. Erano le battaglie che erano portate a un consumo altissimo di vite umane. Alla fine, dopo 11 battaglie, ci furono numeri spaventosi di caduti. Arriviamo poi 200.000 e anche più. Vanno su Bonbon e recuperano un'altra salma. Ecco, questa è del Bonbon. Ramone nell'altro esonso. Qui si era combattuto in modo particolare il 24 di ottobre del 17, che per tutti vuol dire Capreno. Qui si era combattuto e si erano combattuti i nostri soldati. Qui c'è sul Monte Bonbon, vedere il corpo del soldato. Non si finisce, si va a Gorizia e anche lì viene suonata la salma. Poi si va sul calzo. Il calzo vuol dire guerra, vuol dire morte, vuol dire sofferenza. In particolare Cina, la gran parte, Scaglierizza, che era naturalmente già da qui dal maggio del 15, giugno del 15, e i restauratori che voglio cercare, il caduto del calzo. Vanno su una località, si chiama Scaglierizia, dove si era combattuto. In particolare gli italiani hanno combattuto contro le parti omega e ungheresi. Fanno fatica a trovare qualcosa. A un certo punto vedono una piramide di sassi con sopra un pezzo di legno, non è una croce, vengono sul sospettissimo, vanno a scavare, trovano delle ossa e un cranio. Continuano a scavare per guardare la luce della salma e si scoprono. E scoprono, si accorgono che c'era meglio con loro e dal confronto delle ossa che vengono le smane, si accorgono che non si tratta di una sola persona, sono due caduti secondo quella piramide di sassi. Il generale Morini a quel punto fa inginocchiare tutti gli esumatori, chiama il sacerdote che li accompagnava e fa dire una preghiera per quello. Perché? Per uno in particolare, perché tutti e due, ma uno in particolare, sentavano ferire terribili. Morini decise di recuperare la salma di quello che presentava le ferite più dolorose, in particolare era un corpo che aveva le gambe anche troncate al suo ginocchio, ferite al torace e uno squarcio del cranio. Scelse questa e la fece ricorrere nella cassa. Ecco, ve la faccio vedere. Questo è andato a vedere, è il passo quello sala, su un sudario dove erano posti i caduti. E raccolta e portata a Gorizia. Infine si arriva alla dodicesima salma, sul monte Fermano, proprio sul lato di Mano, su Cucia dell'Adriano, e recuperano la dodicesima salma, e la parte più dolorosa forse di questa vicenda si conclude. Portano le salme a Gorizia, nella chiesa di Sant'Ignazio, e finisce la mia parte, la più dolorosa. Questa è la chiesa di Sant'Ignazio, dove vengono raccolte le 11 salme. Si passa alla fase altrettanto dolorosa, la scelta di colei che avrebbe dovuto individuare la salma da deporre sull'altare della patria.
momento più difficile, fu nominata una commissione che doveva esaminare la posizione di alcune mamme che erano state coinvolte con la perdita del proprio figlio. Venne individuata una mamma che aveva avuto un figlio morto l'età d'oro e un secondo morto l'età del progetto. Anna mi sentì di febbraio, ma si viene scattata perché era una donna nobile. Si voleva che la mamma fosse una donna del popolo. Allora si prese in considerazione un'altra mamma, una mamma di Orno. Saputo dove il bambino doveva essere stato curato suo figlio che aveva avuto durante la guerra, partì da Orno e ancora i figli e cercò il figlio. Non lo trovò. Ma anche questa fu scattata, poi vediamo che vi spiegherò perché. Ne fu valutata un'altra, la barone, che si spostò sul fronte, trovò la tomba del figlio, scavò con le mani, portò alla luce i resti del suo figlio, gli legò con un nastro di colore e portò al suo paese, in un uomo da dove vicino al padre. Ma anche questa non fu scelta. Fu presa in considerazione anche un'altra mamma che aveva assistito a ben 150 espansioni. Ma non fu scelta neanche questa. Perché? Perché si voleva che fosse la mamma di un caduto, diciamo così, ma di un caduto irredento. Chi erano gli irredenti? Lo racconto perché due persone che non sanno cosa vuol dire irredento. Gli irredenti erano quei soldati che, seppur nati in territorio dell'impero austro-ungarico, territorio politico, in realtà territorio fisico che apparteneva all'Italia, vi parlo del Trentino e del Friuli e dell'Istria, territori che per storia, cultura e aspirazioni volevano essere italiani. Allora cosa facevano? Sceglievano di entrare in Italia, arruolarsi all'esercito italiano e combattere contro gli austro-ungarici. Naturalmente quando venivano catturati venivano immediatamente beccati, impiccati come traditori della patria. Vi dico alcuni nomi: Cesare Battisti, Daniele Chiesa, Fabio Fizzi, Nazario Salvo. Erano tutti credenti che dopo essere stati catturati furono mandati al carcere dagli austriaci. Anche questa signora, Maria Bergamas, era la mamma di un disperso ignoto e irredento. Era nato, questa donna era di Cristia di Sonso, Cristia di Sonso è una bellissima cittadina posta sulla riva sinistra di Sonso, che in quegli anni era territorio austro-ungarico. Il figlio viene reclutato, Antonio, viene reclutato dall'esercito austro-ungarico, ma lui diserta, torna in Italia, si arruola all'esercito italiano, gli viene dato il grado di tenente, il sottotenente perché era di romano. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, sottotenente Antonio Bergamas, combatte con la brigata Barletta sull'alto piano Casiano. Era la vigilia dell'attacco sul reggimento che con la mattina aveva attaccato nel cielo in Casiano, viene designato come comandante del pilone che prima avrebbe dovuto attaccare la trincea a Cazzari, un tenente era sposato, aveva famiglia, aveva figli. Antonio Bergamas lo sostituisce, prega il comandante che non voleva questo cambio, dice no, io sono un irredento, ho il diritto di attaccare il primo e trincea a Cazzari. Parte con il suo plutone, si avvicina quasi alla meta, supera tre campi,
e al suo studente Antonio Perro, la spedire bene a segnare il nome del suo studente Antonio Contepelli. Antonio Contepelli, alias Antonio Perro, saliva in tasca, portava sempre in tasca della sua giubba, in caso di morte, avvertire il signor Molinari, sindaco di Manzano, di Udine, della mia morte. Cos'era successo? Contepelli voleva essere riconosciuto dopo l'eventuale morte come Antonio Perras. Allora c'è un accordo fra lui e il sindaco di Manzano di Udine, un paesino vicino a Udine. E qualora si fosse arrivato a questo sito, a questo signor Molinari, un biglietto che diceva: guarda che il tenente Contepelli è caduto, il sindaco Molinari doveva dire che quello non era Contepelli, che si Perras. Quindi viene fumato sulla Pugnana di Asiago, e lo uccideremo con la sua sulla sua Antonio Perras. Ma poi succede quello che vi ho detto all'inizio: concentramenti di artiglieria colpiscono il cimitero, le bombe come usate vengono distrutte, e a quel punto Antonio Perras diventa un ignoto, perché le ossa, i suoi resti, non erano più vicini alla croce Antonio Perras. Diventa un ignoto. La mamma, Maria Perras, sa che suo figlio è mio. Viene scelta lei per questo motivo. Devo ci salve il giorno 27 di ottobre del 1921, vengono trasformate dalla chiesa di Sant'Ignazio di Lipizia fino al luogo di Alvea, dove sarebbe avvenuta la cerimonia di individuazione del prete. La Sede Salve, prima del 28 di ottobre, viene organizzata la cerimonia. Ecco, vedete, questo è l'altare maggiore del Ponte Alvea. 5 salme a sinistra dell'altare, 6 a destra. Al centro, vedete, con quella colonna, un cenotafio, dove sarebbe stata posta la salta, la bara del prescelto. Ma non finisce qui la storia. Qui rientra in ballo il tenente Tognasso voleva che non ci fosse nessun elemento per riconoscere la salma prescelta. Allora che cosa fa? Fa uscire il cordone di soldati che aveva sistemato le bare in questo modo, ne fa entrare un altro cordone e cambia l'assetto delle bare. Non ancora soddisfatto, fa uscire, cambia un altro cordone e viene nuovamente poste spostate. C'era la certezza che nessuno sapesse che la prima bara era quella recuperata sull'Ordigana, la decima bara quella recuperata sul piano, perché era un istituto, un gioco come di scala legale in previsione della rottura. Nessuno sa a chi corrisponde, dove è stata recuperata quella salma del corpo delle prime bare. Il giorno 29. Il giorno dopo che scusa, Maria Perras arriva e c'è il momento della scelta. Qui mi fa piacere ricordare, subito entra a un ruolo l'Abruzzo. Perché a un ruolo l'Abruzzo? Maria Perras non sta bene bene, con delle grandi emozioni del momento, non riesce a camminare. Allora viene sostenuta da due ufficiali. Uno è il generale Rovini, di Popoli, e l'altro è un altro medaglia di loro, Raffaele Paolucci, più noto come il fondatore. Era colui che aveva fondato la corazzata Virgus Unitis nel novembre del 1918. Era della provincia di Pescara. E lui si è sempre mostrato orgoglioso di essere. Quindi questi due abruzzesi prendono sotto braccio Maria Perras e la accompagnano per giocare. Quando sono impossibilitati la mia barra, la lasciano sopra. E Maria Perras comincia a muoversi, la vede che a vedeva. Ecco, mi sposto. Maria Perras è questa, vedete, con il velo si intuisce. E queste sono le barre. Lei passa davanti alle barre, trema, ha una mano sul petto e un'altra sul petto. Un movimento che tutti noi facciamo quando dobbiamo fare un scelta di fuoco.
35 anni fa. Questa è un'immagine, una ricostruzione pittorica, basata sulla famiglia del Corriere di Milano. La scelta è fatta. La salma, alla pari del giorno successivo, 29, viene presa da soldati di grande valore e viene legata su un campo ferroviario appositamente organizzato. Vedete? E questo è un incendiaggio. Il 29 di ottobre a Udine e poi da Udine riuscendo in Italia. E ogni stazione viene fermato questo treno e ogni stazione c'è l'omaggio dei cittadini. E questo avviene in grandi e piccole città. Impiega 5 giorni per arrivare alla stazione Termini di Roma. A raccogliere non c'è il sovrano, il governo, al di grado, viene presa a spalle ancora da ufficiali con medaglia d'oro al dolore e viene portata alla Santa Maria Piazza Sera, dove è la Piazza della Repubblica, e viene tenuta lì dal 2 al 3 di novembre per ricevere l'omaggio della popolazione di Roma. Il 4 mattina di buon'ora, con un corteo solenne composto da altri ufficiali, dal sovrano, dai personaggi del governo e da un gruppo di vedove, vedete in fondo, di mamme e di vedove, con la bara, fino al Vittoriano. Questo è il Vittoriano del primo mattino, vedete, pieno di fattori di forma, e dovete immaginare il suono di tutte le campane di Roma che impattano solenni tocchi che rendono la cerimonia successiva dell'assoluto silenzio. I cannoni dei forti di Roma sparano con le salve e la salva viene portata via del Vittoriano. Ai lati ci sono le bandiere di tutti i reggimenti che avevano preso parte della guerra, si inclinano davanti al passaggio della salva e portare a spalle su quello scalone che porta fino alla cripta che è sotto la terra. Qui viene posta nella cripta, forse riuscite a vederla, il re appunta sulla bandiera che copre la salma con una medaglia d'oro con questa scritta, con questa motivazione, degno figlio di una simile prole e di una millenaria città, resistente e flessibile nel centro contese. Proprio il suo coraggio nelle più grandi battaglie e cade combattendo soltanto un regno sperare la vittoria e la grandezza della patria. Piano piano la patria si alza, si solleva, fino a coprire completamente la vita. Alle 10.36 del 4 novembre del 2014 comincia la guerra di Italia. Non voglio aggiungere molto a quello che ha detto benissimo il sindaco poc'anzi. Io qui avrei concluso, però faccio una piccola appendice. Negli altri 10, gli altri 10 precedenti potreste chiedere dove sono. Sono alle spalle dell'abside dell'uomo di Aquileia. Ecco, vi faccio vedere dove sono trovati. Sono in particolare, ecco, sono tutti raggruppati resti dietro questa lapide e in più nel 1951 qua vedete fu sepolta Maria Bernas. Quindi sono tutti raggruppati la chiesa, alle spalle della chiesa di Cagliolo dei Monti. Io avrei finito, però vi chiedo ancora 30 secondi, qualcuno prende il tempo. Voglio far vedere qualcosa che se non siamo di essere completi. Questo è successo in Italia, ma gli altri paesi non è successo. Ecco, lo faccio vedere. Questo è il cimitero di Arlington, mi serve a Washington, è il comando militare americano. Questo è il comando militare americano, siamo nella pietra fascista. Qui siamo in Francia, sul comando del Rionfo, c'era la donna del militare francese. Qui c'è il militare tedesco. Qui c'è il militare della Russia, la Russia